Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, ero qui a casa, cosa faccio, cosa non faccio? Faccio un video. Allora, oggi, se avete letto dal titolo, si parla di profumi che sanno di dolcini. Profumi che sanno veramente, che viene voglia di mangiare, che viene voglia di andare a fare un dolce, che viene l'acquolina in bocca. Profumi super gourmand, ma soprattutto profumi che sanno veramente di biscotti al burro, di torta alle mele, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima di cominciare, come sempre, voglio ringraziare tutti, nuovi iscritti, vecchi iscritti, e quindi grazie, grazie a tutti. Mi raccomando, chi non si è ancora iscritto, vi invito a farlo, a voi non vi costa nulla. A me mi aiuta a andare avanti e quindi iscriviamoci se veramente volete contribuire al mio canale, ma soprattutto se volete, come posso dire, se volete sostenermi. Detto questo, il trucco che ho da stamani al lavoro, che ho un po' ritoccato perché sono andata a fare delle commissioni, sono tornata adesso, è questa palette che io direi la mia preferita, sapete che è Metropoli, ma questa è un'altra dei miei grandi amori, la Viva di Natasha Denona. Io la penso che è una delle palette che ho usato di più fra tutte quelle che ho della Denona. Io la adoro perché trovo che c'ha delle ombretti per tutti i giorni, portabilissimi, e quindi la adoro, adoro, adoro. E non ho nessun rosetto, c'avevo solo un po' di burro per le labbra, ma me lo devo avere mangiato. Allora, andiamo a noi. Il primo profumo del quale andrò a parlare è il profumo che adoro, che me l'aveva regalato Maria Rosa, che mi piace da morire, e che è questo profumo che si chiama Unsweet Spot Pastry in Paris di Sara, profumo che sa veramente di torta alle mele, di crema al limone. Adoro, adoro, sono tutti profumi da coccola, ma qui si sente veramente il dolce, la crostata, il biscotti di pasta frolla, ma senz'altro con una crema molto limonata, dove si sente questa vaniglia ma anche questa scorza di limone. Madonnina, com'è buono questo qui! Io ne voglio 5 o 6 di questo, come si fa? Ne voglio tanti. Lo uso poco perché ho paura di finirlo, non lo so se lo trovo ancora, non lo so. Accidente a me, quando l'ho visto tempo indietro e non ne ho acquistato un altro. Accidente a me. Allora, è un profumo dove troviamo la vaniglia e è un dolce gourmand talcato, come, come partenza in questo profumo, come come DNA. Qui c'è la vaniglia, qui c'è la vaniglia e questo è un gourmand. Allora, è un profumo dove troviamo delle note limone in apertura, con un cuore di zucchero, e con quel zuccherato che troviamo lo zucchero di canna e un fondo vanigliato. Tre note, quindi la testa troviamo questo limone profumato, sicuramente un limone siciliano, bello aromatico, bello succoso, e dopo troviamo questa vaniglia con questo zucchero di canna. Chi più ne ha ne metta, insomma è un profumo che viene voglia di accendere il forno e di fare una bella crostata con la crema pasticcera, anzi la crema Bimbi, fatta col Bimbi, ma con tanta scorza di limone dentro. Buono. Il secondo profumo è un profumo su quale stile lì, perché siamo sempre a vaniglia, crema al limone, e stiamo parlando di Casablanca. È un profumo che
ne sento parlare pochissimo, direi quasi niente qua sul tubo italiano, o almeno in passato, adesso non lo so. È un gourmand, ma un gourmand sullo stile di lui, un gourmand agrumato, vanigliato. Per chi non ama i gourmand, questo è, va benissimo, perché c'è questo limone che smorza questo agrumi. Qui troviamo Casablanca de Sweet Arabia. Troviamo che è un profumo, insomma, accordi principali, è un profumo del 2016, invece quell'altro non c'è scritto di quando è, no. Profumo del 2016 con accordi fruttati, caramellosi, legnoso, un dolce ambrato, muschiato, talcato, balsamico, fresco e anche un po' verde. Io non sento questo verde, ma io sento che lui è molto simile a lui. E sono profumi low cost, più o meno tutti quelli che andrò a far vedere oggi, o almeno medio cost, ma insomma sono profumi sotto 50 euro, sotto 40 euro, per non dire sotto 30, dipende da dove uno le compra. Qui troviamo la mela e l'uva in testa, con i legni bianchi, l'iris e i patchouli nel cuore, il caramello, l'ambra, la pelle scamosciata, il musco, il balsamo del Perù e nel fondo, nella base, questa mela e questa uva. Qui non troviamo la parte limonata che troviamo in quell'altro, il limone, però troviamo questa uva e questa mela, secondo me sicuramente un pochino succosa, un po' asprina, magari quella mela verde che è un po' asprina, perché troviamo questa partenza un po', io avrei detto agrumata, però non è così, quindi è un profumo anche questo super 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 buono, adattissimo, perché sa di dolcine anche questo, molto simile a lui, ma un leggermente un pochino più elegantino, meno commestibile di quell'altro. Questo è un pochino più, c'ha una classe in più, con un'eleganza in più. Comunque è un profumo molto bello, veramente super 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 top. Allora andiamo a noi, il terzo profumo che vado a vedere, che vado a far vedere in questa carrellata, troviamo questo profumo di Acquolina, troviamo il Golden Sugar di Acquolina, questo con la bottiglia dorata, vedete che c'è questo specie di pizzo, questo, come si vede la scritta? No, la trovo ancora, nelle scatole magari. È un profumo, ma Dio buono, eccola qui, è il nome, bellissima anche la scatola. È un profumo del 2013 con accordi principale dolce, lattonico, agrumato, vanigliato, e troviamo anche una nota di cocco. Io oggi profumo come se non ci fosse un domani. Anche qui troviamo il limone, ma a differenza degli altri che troviamo molto la scorza di limone, qui troviamo proprio il succo del limone, sento proprio l'odore di quando strizziamo il limone e magari sentiamo nel bicchiere dove lo abbiamo strizzato o lo mettiamo dentro una tisana, questo limone, questa vampata di succo di limone, io sento questo profumo appena spruzzato. E qui troviamo che ci abbiamo gli accordi, l'ho già detto, lattonico, agrumato, vanigliato e la nota di cocco. Qui troviamo in testa l'arancio, il mandarino e il neroli, con un cuore di cranberry, che la crema crème brûlée, il cocco e fiori di arancio. È un fondo di panna montata, sandalo australiano e muschio. Anche questo è un profumo veramente dove dolce, dolce che sa di dolce, veramente super. Qui troviamo il profumo dolce biscottini con il tè al limone. Di questi tempi, ben venga il tè al limone, amo.
Allora, andiamo su un profumo. Un profumo che secondo me l'ho lasciato nella scatola perché è un profumo anche bello da regalare. Si va verso Natale, si apre così. Il profumo in questione è questo. Trovo che sia bellissimo, ma bellissimo, bellissimo anche da regalare, ma soprattutto da regalare a chi sappiamo che piacciono i profumi gourmand, perché a parte è una bellezza da tenere anche su un comodino, però è buonissimo. È buonissimo, qui sentiamo anche i fiori. Qui è buonissimo, qui sa anche veramente di rosetto, del rosetto di cipria, però è anche un dolce, è anche un gourmand, però qui sicuramente c'è di fiori che danno quel tocco di rosetti di una volta, proprio l'odore del rosetto della nonna, quei rosetti che da piccoli si andava ai cassetti della mamma, delle nonne, si fregava per impatacchiarci tutti. Spesso le ciupavamo perché esageravamo. E quindi Love Ner Dis Nick Drain da Jenny Ardens, da donna, un nome che non saprei mai che pronunciarlo. Vi faccio vedere la scatola, fatto un fermo immagine, se volete trovarlo. Io l'ho comprato, mi ricordo, su Notino. Allora, Love Never è un profumo uscito sul mercato nel 2020 con accordi vanigliati, dolci, legnosi, agrumati. Troviamo una mandorla talcata, un aromatico speziato caldo, un fruttato e con la frutta secca. Troviamo anche la frutta secca, quindi è un profumo veramente delizioso, io lo trovo veramente delizioso, mi piace moltissimo e quindi lo consiglio tanto perché è bello. Troviamo in testa il bergamotto, la cannella, l'arancia rosa, troviamo il pepe rosso, troviamo un cuore di legno di cedro, cocco, rosa e olio di rosa. E nel fondo troviamo la vaniglia, la fava tonka, e la mandorla, il sandalo, il balsamo del talù. Questo è super super gourmand, ma anche super elegante. Solito gourmand e eleganza non è che vanno tanto d'accordo, perché quando sono parecchio gourmand sono un po' stucchevole, sono un po', per qualcuno è pacchiano, per qualcuno poco elegante, ma secondo me non è così, perché io, amante dei gourmand, io le sento alla pari degli altri, è una questione solo di gusto, chi piace i fioriti, chi piace i fruttati, chi piace i gourmand, e quindi questo è un gourmand, ma un gourmand di quelle che spicchia un po' la rossa e va a smorzare tutte queste note e va a dare questo tocco talcato e polveroso, però le va a dare questa eleganza. Secondo me è veramente top. Poi il quinto profumo, troviamo un profumo di Juicy Couture, Young Juicy Couture, bottiglia spettacolare, profumo con un colore, vedete questo giallo, non si vede bene ma è spettacolare. Questo, a parte la bottiglia che è super super bellissima, è un profumo che la vita. L'unica cosa che hanno questi profumi di Juicy Couture, hanno tutti dei packaging meravigliosi, l'unica cosa è che sono profumi che durano poco poco. Fra tutti quelli che ho, e ne ho diversi, quelle con i fiocchi, questo è uno di quelle che secondo me dura assai di più.
però non sono profumi che hanno una grandissima persistenza, ma questo sì, in confronto agli altri questo dura assai di più. Qui c'è una nota che io sento, che non c'è scritta nella piramide olfattiva, ma io sento la nota di un frutto delle mie parti, un frutto tropicale che si chiama la guayaba. Io lo sento tantissimo perché la mia nonna faceva sempre il dolce di guayaba, si chiama caschito di guayaba, e sento anche questo frutto quando lei le sbucciava e le tagliava a metà per fare questo dolce. Quando l'ho sentito la prima volta mi è entrato proprio la nostalgia, mi è venuto proprio in mente quelle scene, quella, ce l'avevo davanti ai miei occhi, quei pomeriggio quando la mia nonna questi frutti maturi le sbuciava delicatamente col coltello, perché in quel frutto si mangia anche la buccia, è morbida quasi come la polpa, e lei invece le sbuciava piano piano, le sbottava con un cucchiaino delicatamente dei semini che per mangiarlo si possono mangiare, ma per fare questo dolce di caschito di guayaba andavano sbottati e si rimaneva la polpa che stava tra la buccia e i semini, una specie di tondi tipo a bicchierino con la buchina dentro, e si cuocevano a fuoco lento lasciando bellino a bicchierini che dopo andavano a bisticci e si mangiavano incaramellati con il formaggio. Buonissimi. Io quando sentivo questo profumo, io ho sentito quei pomeriggi che la mia nonna faceva queste dolci, la mattina di domenica, quando io dormivo, ma mi alzavo la mattina e sentivo questo odore di caschito, che stava facendo il caschito di guayaba, e questo odore di caffè, perché aveva fatto anche la bocca del caffè, o la sambumbia che aveva fatto con la borra del caffè, con il fondo del caffè, che veniva un caffè lungo, tipo caffè all'americana. E quindi qui troviamo un profumo appunto del 2016-15 con accordi principali, un dolce fruttato, tropicale, floreale, ambrato, fiori bianchi, agrumato, talcato, muschiato e anche la rosa. Sicuramente questi frutti tropicali danno un po' il segnale di quello che stavo dicendo. Non hanno specificato quale frutto, ma sicuramente perché appunto la guayaba è considerata un frutto tropicale. E poi troviamo in testa il frutto della passione. Ecco, il frutto della passione è simile alla guayaba. Lampone e pompelmo con un cuore di gardenia e pisello odoroso, con questo pisello odoroso, eliotropio e rosa, e poi un fondo di ambra, muschio e legno di cashmere. Ho capito, è questo pisello odoroso, un fiorellino piccolino bianco, ma a me un po' questa cosa di pisello odoroso mi fa un po' ridere. Comunque è un profumo che è spettacolare. Io mi sa proprio de dolce di caschito di guayaba. Questa è la mia impressione, è la mia idea. Allora, adesso andiamo su vaniglia. Sul vaniglia di Apiarium. Questa vaniglia di Apiarium, sapete che mi ero pentita quasi quando l'ho ordinato, perché era un 50 ml, e adesso l'ho trovato su un sito 100 ml e l'ho ordinato. Proprio quando preparavo questo video tempo fa, che cercavo le note, mi sono intoppata, non è buono, qui sente parecchio il limone e la vaniglia, mi sono intoppata con lui e il 100 ml e me lo sono ordinata. Speriamo mi arrivi, perché di giorni sono passati e a me non mi è ancora arrivato niente. Tanto pago la consegna, quindi non perdo nulla. È un eau de toilette, è un profumo suave di vaniglia con armonie, note di latte, di mandorla, magicamente unite al fiore di arancio, lasciando una golosa cia di ricchissima crema al gelato, in bassetto alla vaniglia,
è un sensuale voluntuoso. Queste sono le note che ho trovato questo profumo e questo la dice lunga. Questa delicatezza del bassetto di gelata alla vaniglia, questo profumo suave, vanigliato, aromatico, con il latte e la mandorla, è un profumo da fare la doccia, mettersi un bel pigiamone, farsi la doccia come se non ci fosse un domani, visto che è un eau de toilette. Una coccola, un tocco di vita, per non dire un tocco di felicità. Io, d'amante di gourmand, d'amante della vaniglia, questo è un tocco di felicità. Poi andiamo al settimo profumo, non so se trovate buio, ma io mandavo di non accendere la ring light perché avevo voglia di stare un po' così, coccolosi, un po' in penombra, un po' come questo profumo, così, così. Allora, il prossimo profumo è un profumo di Manila Grey. Allora, ne ho portati due perché entrambi sono gourmand, uno più degli altri, e uno riflessa più i profumi che stavo parlando oggi, profumi gourmand che sono di biscotti, che sanno di limone. Allora, il più gourmand è questo qua, però questo dà il senso di quello che sto parlando oggi, dei gourmand con la nota del limone, della crema al limone. Allora, parliamo per primo di chi parliamo? Di lui, di quello più gourmand. È un profumo del 2015 con accordi vanigliati, dolce, speziato caldo, un agrumato e un agrumato con cannella, un aromatico fruttato, legnoso, dove troviamo anche il cocco. Mi garberebbe accendere un'altra luce perché mi sembra che è un po' buio. Un attimo. Credo che si veda un pochino meglio così. Allora, nel cuore troviamo nella testa, nell'apertura troviamo il cacao, il limone, il cardamomo, il ribes nero, il geranio, con un cuore di pan di zucchero, pesca bianca, cacao e mughetto. È un fondo di vaniglia ambrosan, legno di cedro. È un profumo super, super, super gourmand. È buonissimo. Un profumo adorabile, elegantissimo, anche se un dolce elegantissimo. Saranno queste note di ambrosan, di legno di cedro, di mughetto. E di sensero, no, pan di sensero, questo è quello da gourmand, cacao, limone, cardamomo, ribes nero, geranio, non lo so. Io so che è un gourmand, ma un gourmand elegantissimo, adoro, 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 adoro. Peccato che questi profumi durano pochissimo, pochissimo. Va bene, anche qui stiamo parlando di eau de toilette, ma conosciamo tanti eau de toilette che durano una eternità. Queste durano davvero poco. Peccato, perché sono super, super, super belli e buoni soprattutto. E l'altro è questo, che la bottiglia è diversa, è bianca, elegantissima, elegantissima, elegantissima. E qui ci abbiamo i pois bianchi, il fondo nero, e qui ci abbiamo la bottiglia bianca, i pois e blu oscuro, verde oscuro, non lo so. E sono bellissime le bottiglie. Qui invece è un agrumato, qui è invece del 2016, quell'altro del 2015, questo del 2016. Qui invece troviamo un agrumato dolce, fruttato, tropicale, vanigliato, speziato caldo e legnoso. E in testa un pompelmo, l'arancia, lo zucchero, con un cuore di sorbetto, mango, gelsomino, giglio
e un fondo di vaniglia, legni bianchi e muschio. Super, 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 super. Mamma mia. Mamma mia, ma sono buoni. Buonissimi, tutti e due buonissimi. Poi, per finire in bellezza, due profumi che io amo. Amo, li ho cercato per mare, per terra, dappertutto, finché non li ho fatti mio. Mi manca uno, mi manca quello nero, che prima o poi lo troverò. E così completo la mia collezione di questi profumi, perché io li adoro. Stiamo parlando dei profumi di Diesel, di Los Ver, Rex Kiss e Los Ver Dos. Tutte e due di Diesel. Questo è Rex Kiss e questo è Los Dos. Quello viola. No, da cominciare della bottiglia che è stupenda. Questo è favoloso, da che rosso lo amo, ma anche questo viola è bellissimo. Cominciamo da quello rosso, Rex Kiss, è un profumo del 2015 con accordi dolce, fruttato, legnosi. Troviamo il cacao, la frutta secca, è uno speziato caldo con fiori bianchi, agrumato. Troviamo il patchouli e l'ambra. E le note troviamo in testa lo zucchero, il ribes nero, la mela, il bergamotto, con un cuore di fava tonka, no, con un cuore di fava di cacao, nocciola, fiori di arancio e albicocca, e il fondo di patchouli e ambra. Che dire, super, super, super bellissimo. E questo, che è magico anche lui, che è Los Ver Dos di Diesel, è un profumo del 2011, è un profumo con accordi speziato caldo, dove troviamo l'anici, è un vanigliato dolci con fiori bianchi, è un talcato e un fiorito. E le note troviamo anici e stellato, mandarino con un cuore di liquirizia, gelsomino, gardenia e un fondo di vaniglia, ambra e note legnose. Anche qui, che dire, fra i due a livello di colore io preferisco il rosso, ma a livello di profumazione per me è più buona lei. È più buona lei, c'ha un tocco, c'è gourmand con un tocco fiorito. Questo è un gourmand con un tocco fruttato, nonostante che è proprio il gourmand con il fruttato che amo io di più nei profumi. Questo lo mi piace di più, questo qui gourmand, perché questo c'è un fiore fuori, un fiore che esce fuori, o la liquirizia o la gardenia, non lo so, che ha un tocco di freschezza, dolcezza e leggerezza che mi fa impazzire, mi fa impazzire. Lo trovo veramente un profumo molto sexy, questo qui veramente passionale, un profumo che secondo me fa un po' sangue, da sprigiona sensualità, femminilità, a questa nota che mi fa impazzire, almeno a me mi fa brividire. È stupenda, è buonissima, via. Allora io spero che questo video, perché ho finito, vi sia piaciuto, che questo video golosone con questi profumi super gourmand vi abbia incuriosito, vi abbia smosso in voi la voglia e la curiosità di provare qualcuno di queste. Se ce l'avete e siete d'accordo con me, commentatemelo. Quindi io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!